Questo coro ha un significato ben preciso. Dopo la scorsa stagione, all'Avellino servono calciatori capaci di lottare, che abbiano senso di appartenenza. Un concetto che è bene ripetere con forza e che non va mai perso di vista. Ma dall'amichevole Di Leoni, finita 3-0 per la squadra di Taurino, in realtà i segnali che arrivano sono sempre gli stessi. La rosa è incompleta. Sono necessari almeno quattro elementi di spessore, e soprattutto sono indispensabili come il pane due attaccanti altrimenti non si va da nessuna parte Bernardotto e Murano che non è certo una prima punta non convincono, non brillano e soprattutto non riescono a concretizzare le occasioni costruite In difesa nel primo tempo Taurino riconferma Aia sempre più leader al fianco di Moretti e il jolly Auriletto a centrocampo la coppia dall'olio Franco funziona e come sugli esterni Ricciardi è in costante crescita, Micoschi meno, sia lui che Di Gaudio sono ancora alla ricerca della migliore condizione. Guadagni appare meno lucido del solito, così come Murano, indiscutibile lo spirito di impegno e sacrificio, però resta un equivoco tattico la sua posizione, visto che non ha le caratteristiche del bomber di razza. A sbloccarla ci pensa però dall'olio, grazie a una punizione perfetta, l'Avelino si fa vedere in aria, palo di guadagni e tiro di russo, ma non punge e non fa davvero paura. Nella ripresa Taurino cambia tutto e si rivede finalmente Canute. La sua verve e voglia sono un'iniezione di fiducia per i tifosi, che di destro raddoppia e mette a tacere qualche mugugno in arrivo dagli spalti. A chiudere i giochi nel momento migliore della squadra di Marasco, ricca di giovani interessanti, ci pensa Russo. 3-0 e poco altro se non un cross di Ceccarelli entrato col piglio giusto e capace di gesti tecnici interessanti per la testa di Garetto e l'errore allo scadere di un Bernardotto davvero troppo impreciso. Alla fine arrivano i cori e gli applausi da parte degli oltre 800 tifosi dello stadio Nino Iorlano, ma il tempo passa. I dubbi restano, i voti pure. Solo il presidente Angelo d'Agostino può invertire la rotta, perché la fiducia e la pazienza non sono certo infinite.